Benvenuti, benvenuti a Dimmi Quando, l'almanacco che va in onda anche nei giorni di festa, cerca di tenermi compagnia tutti i giorni che ci sono, mano per mano. Sappiamo però che siamo in onda sempre con la settimana breve, da lunedì a giovedì, attorno alle 20 su DJ TV. Bene, le notizie del giorno le sapete già, oppure non vi interessano, altrimenti guardereste altri canali. Per quanto mi riguarda, sto fortunatamente uscendo da un terribile, terribile raffreddore, ma queste notizie non ci interessano. Noi tutti i giorni cominciamo con una notizia che vediamo solo noi, non perché siamo più fighi, perché gli altri non la calcolano. La notizia poveretta. Allora, è una notizia molto carina questa. 4 conigli nani, 2 Lionhead e 2 Minilaw hanno aiutato 2 amiche inglesi a superare la depressione postparto. Abbiamo un'immagine, anche qua, vediamoli. Carine loro, le 2 amiche mamme, carini conigli, buoni da vivi, buonissimi anche al forno. Che brutta battuta, vogliamo questa, chiedo scusa, è una brutta battuta, non piace, però per chi li mangia è buono. Comunque, Megan Hall e Jessica Brown, entrambe mamme di 3 bambini, si erano trovate davanti a una fastidiosa sindrome diffusa, che è quella della depressione postparto, che è legata a tanti tabù, non se ne parla mai, una mamma non si sente anzi in colpa di non essere felice. Invece è un decorso, purtroppo accade, naturale comunque, successivo al parto proprio. E l'avere acquistato questi animaletti con l'idea di far compagnia ai loro figli, in realtà le ha salvate dai brutti pensieri, dai brutti umori, quindi siamo molto contenti. Una medaglia al valore la diamo ai conigli virtualmente, un'altra invece la diamo adesso a una persona che se l'è veramente guadagnata. Vediamo. E la medaglia al valore di oggi va a Valentina Bersanelli, che ha scritto il seguente messaggio: sono riuscita a dare l'esame di letteratura inglese sebbene fossi oberata di lavoro e molto stanca. I'm so proud of myself. Brava, sono molto fieri di te. Ah, bene, questo applauso prenditelo tutto, cara Valentina. Siamo molto fieri di essere dalla parte di chi studia e lavora e si suda ogni giorno la pagnotta. E adesso invece, visto che è il 22 aprile, facciamo gli auguri a un personaggio che tutti conosciamo, una donna che è attrice, doppiatrice, sceneggiatrice, che tutti amiamo, un bel simbolo dell'Italia. Le facciamo tanti auguri. E tanti auguri a Simona Izzo, che dovrebbe essere al telefono. Ciao Diego, sì, come stai? Ma molto bene, guarda, io sono proprio contento di farti gli auguri, di averti trovato libera al telefono, perché mi sei molto simpatica. Ti ringrazio molto. Soprattutto perché sei una donna molto intelligente e per niente snob. Guarda, questo è il più bel complimento che mi potevi fare. Infatti ti volevo chiedere, non ti senti un po' sola in questo? No, beh sì, ogni tanto sì, però devo dire che sono anche circondata da amici molto interessanti, quindi sai, poi non ne ho tantissimi, perché poi andando avanti con gli anni si seleziona sempre di più, no? Certo. Quando sei giovane accetti tutto, poi quando diventi adulto, maturo come me, allora dici va bene, voglio solo certe persone, e fatico un po' a incontrare altre persone, a mettere nel cerchio, certo, il mio cerchio. E questo però è un danno, perché invece bisognerebbe avere un po' più di fiducia. Però le amicizie storiche sono quelle. C'è da dire che avere una famiglia numerosa e unita aiuta. Come la mia, una grande famiglia allargata. Sì. E soprattutto compiere gli anni non da sola assolutamente, ma... Ma infatti tu hai una sorella gemella, giusto? C'è Rossella. Rossella, certo. Che voce di Meryl Streep e di tante altre grandissime attrici. Che compie gli anni, compie tutti gli anni, e lei è innamorata delle feste, per cui mentre io vorrei... Non festeggiare? No, perché basta, ne ho fatti troppi di compleanni. Adesso facciamo finta che sia un giorno qualunque, e invece lei mi obbliga a fare il festone. Allora io ti lascio alle feste, nelle grinfie di tua sorella Rossella. Grazie per tutte le voci che interpretate in Italia, per quello che fai tu, poi come... Guarda, sto per fare un film che si intitola Festa di una famiglia allargata. Perfetto. Che, se vuoi, è un po', diciamo così, direi che molto autobiografico. Bene. E poi siamo per, invece di chi sta, per partire con una storia in 2 puntate, una fiction su Pietro Mennea. Siete sempre molto bravi, buon lavoro e ancora tanti Grazie, auguri, Diego. Un bacio. Ciao, un bacio anche a te.